Mascherina all'aperto vuol dire essere un gregge di beoti, perché non c'è alcun motivo, se io cammino per strada, solo di mettermi la mascherina. È d'accordo col professor Zangrillo? Il professor Zangrillo ha usato un'espressione forte per dire quella che è una realtà biologica. Ecco, io sono qui all'aperto con due teleoperatori, entrambi con la mascherina, entrambi vaccinati, siamo vaccinati tutti. Però ecco, siamo a distanza di 5 metri, in condizioni aperte, c'è il sole come vede, c'è una circolazione d'aria, sicuramente in queste condizioni si potrebbero levare le mascherine gli operatori volendo. Di ogni rischio biologico. Sì, ma è meglio che le tengono, perché noi siamo cautelativi, quindi prudenza, però quello che ha detto quindi il professor Zangrillo è condivisibile cautelativi sul piano biologico. Senta, professore, un'altra cosa, la cosa della seconda dose con un altro vaccino mi sembra interessantissima e molto importante, aiuterà secondo me anche durante le vacanze, perché sarà più semplice poter fare altri vaccini che non avere invece la regola del vaccino unico. Sui bambini, mi spiega un attimo cosa succederà, perché è molto importante capire che succede con le persone più giovani, anche abbiamo capito che ormai il virus tenderà a circolare sulle persone più giovani, che non avranno grandi effetti, diciamo, da questa malattia, ma certamente faranno sì che il virus continua ad essere in circolazione. Quando arriva l'ok dell'AIFA? Perché dovrebbe arrivare a momenti, no? Allora, mi lasci dire, tutti gli studi hanno dimostrato che i bambini, ma anche gli adolescenti, si infettano poco, si ammalano molto poco, con sintomi molto lievi, non muoiono, rarissimi casi sono riportati in soggetti però che avevano gravi malattie di base. Allora, il fatto di vaccinare gli adolescenti, oggi parliamo dai 12 ai 15 anni compiuti, deriva dal fatto che si vuole interrompere la catena del contagio. Ricordiamolo, la cosiddetta immunità di gregge o di gruppo, però non è più un fatto nazionale o continentale. Questo è un virus pandemico su tutta l'orbe terracqueo, quindi è importante che vacciniamo anche gli adolescenti per interrompere il contagio. L'EMA ha dato un'autorizzazione, come sempre l'EMA dà un'autorizzazione condizionata al fatto che poi si sorvegli sul campo quello che succede. Oggi l'AIFA si riunisce il direttore generale, la commissione tecnico-scientifica che valuta quelli che sono stati gli esami e i commenti al dossier che ha emesso l'EMA. L'AIFA può entrare anche nel merito di alcune raccomandazioni. Ecco, credo che, come è sempre successo e anche come sento dagli auspici e quello che è stato l'indirizzo ministeriale, credo che in Italia si procederà a vaccinare anche gli adolescenti. A vaccinare, ricordo, questo è un vaccino gratuito, non obbligatorio, quindi non c'è la coercizione. Quindi io sono convinto, ecco, che sarà importante però prima esaurire tutte le scorte che abbiamo sulle fasce di età, ricordo i 60-70 anni, c'è ancora un 30% circa scoperto, i cinquantenni, i quarantenni e poi procedere anche agli adolescenti. Ecco, quindi lei dice occupiamoci prima di coprire tutte le persone adulte e poi passiamo ai giovani. Esattamente, quindi ricordiamo che in Germania hanno deciso di vaccinare la commissione sui vaccini solo quegli adolescenti che sono più a rischio, ma comunque ecco, io credo che dipenderà, abbiamo intanto questa possibilità, c'è questa autorizzazione, l'AIFA si esprimerà oggi e aspettiamo di vedere e soprattutto ecco, cerchiamo di vaccinare per il momento, la decisione è stata unanime, questa volta sì, tutti gli stati membri abbiamo deciso in Europa di vaccinare prima le fasce a rischio e così allora, ci si è comportati finora. Dobbiamo parlare di un'altra